Sì. Ci dica. Che dire? Allora, partiamo dalla partita. Dopo sì. Le devo chiedere anche del sindaco Luca Vecchi, che non so se ha saputo. Non ho sentito, me l'hanno detto. Ecco. Qua. Allora, partiamo... Che magari se me lo anticipi e poi sì. Ti rispondo in merito a quello che... Va bene, allora c'è la partita. Avrei voluto festeggiare il compleanno in modo diverso. Mi dispiace perché pur se ho visto una partita brutta, una partita che non credo sia piaciuta a nessuno, episodi che hanno condizionato completamente, il carattere dei ragazzi oggi l'ho visto poco, poi gli errori ci stanno e purtroppo gli errori in questa fase di campionato, in corsa per un secondo posto e per i sognatori anche per un primo, chiaro che condizionano anche lo spirito, poi bisogna dare sconfitte dai pareggi, tirare fuori quello che si può e soprattutto il carattere, però il carattere in queste occasioni credo che sia un elemento distintivo. Forse oggi c'era un mordente che mancava, ci sono degli elementi anche di carenza fisica, perché io oggi ho visto anche comunque delle persone che in campo avevano qualche sofferenza. Questa settimana non sono riuscito ad andare sotto ai ragazzi, insomma avrei voluto fare una Pasqua e un compleanno in modo diverso. Non mi è piaciuta proprio. Lo stesso Davide Narduzzo, presidente, ha detto che l'approccio alla gara non è stato come in tante altre sì, occasioni. È vero, però in tante altre occasioni abbiamo avuto un approccio così e non mi piace. Lo stesso mister lo ha detto più di una volta. Un'area tecnica che sa quanto dipende dall'approccio mentale dei ragazzi al risultato sportivo, non mi interessa sentire dire sono giovani o sono anziani, l'approccio mentale a prescindere dall'età, e oggi secondo me si è entrati in campo beccando un gol dopo 3 minuti, credo che questo approccio abbia dimostrato che in campo non ci sono stati i ragazzi che volevamo, quindi mi dispiace. Stimo e apprezzo tutti quelli che sono venuti allo stadio un giovedì pomeriggio alle 3 del pomeriggio e continuo a vedere tante volte i tifosi all'altezza superiore della nostra squadra, quindi una squadra non all'altezza dei tifosi. Oggi forse mi aspettavo di festeggiare un compleanno con la vittoria, il pareggio in questi termini mi sa più di sconfitto. Quanto ora fa il Presidente Vecchi ha detto, nel caso l'acquisto del marchio dovesse andare per le lunghe, fossero dei soldi, io proporrò il Consiglio Comunale come acquistare il marchio e poi darlo all'unica società che ha il diritto sportivo, cioè la Reggio Audace. Queste sono le parole del sindaco. Qualcuno ha già detto in campagna elettorale, qualcun altro ha detto sarà anche vero, ma sarebbe un gesto importante. Lei può aggiungere qualcosa? Se non che prendere una posizione così forte a favore di un club che io reputo della città sia una mossa importante. Io continuo a dire che le cose dette vanno anche fatte. Quindi è importante che le posizioni prese poi vengano mantenute, come abbiamo fatto noi all'inizio di questa avventura calcistica. Quella del marchio è una cosa importante perché è qualcosa che completa un progetto successivamente allo spazio del fallimento e quindi ci aspettiamo che un aiuto della città arrivi. Noi siamo determinati anche a chiudere quella partita in termini di un inizio centenario che ha bisogno del marchio. Credo che un sindaco che si è espresso in questi termini denoti in maniera evidente che voglia supportare il club, anche perché poi davanti a un'azione di una curatela fallimentare ci sono dei limiti tecnici che né io né il sindaco possiamo superare. Lui ha detto nei limiti ovviamente sì. La legge, questo è chiaro, però sono detto che c'è anche il supporto da parte del comune. Noi non solo fa piacere, quello che un club calcistico come il nostro si aspetta, anche perché lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme per rifavorire un calcio a Reggio Emilia, a prescindere dai risultati sportivi della categoria, è qualcosa che si fa per l'amore che abbiamo verso la città, che credo sia una condizione sine qua non che deve avere anche un sindaco, quindi questo aspetto io credo sia completamente in linea con la nostra posizione. Il marchio è importante, io credo che il marchio sia oggi l'obiettivo tanto ambito quanto chiudere il campionato nel miglior dei modi. Non appoggiare i giocatori, per la prima volta una critica che non
Una critica sull'approccio alla gara, e credo che questo sia un'oggettività, qualcosa che sia evidente a tutti. Non ho mai criticato i ragazzi per l'impegno, non lo faccio certamente oggi, perché sono ragazzi che sono meritevoli di lode sia per il livello educativo che per l'impegno che hanno messo in tutto il campionato. Questa è la fase più critica del campionato, in cui si vede veramente la differenza e lo spessore anche umano delle persone in campo. E quindi credo che al di là dei limiti fisici che possa avere qualcuno, derivanti magari da qualche infortunio, forza mentale sia quella che bisogna usare in questo momento. Quindi è questo il momento in cui anche il Presidente deve fare vedere che, per quanto si sia sempre appoggiato, ci sono delle posizioni che vanno mantenute. Io mi aspetto il campionato, che non è finito, ci sono dei play-off da fare, che questa determinazione sia messa in campo tutte le volte e sempre di più. Quindi oggi mi sono sentito di dirlo, non tanto per un'amarezza, perché l'ambizione di vincere c'è sempre. Abbiamo pareggiato, è andata così, non stiamo accusando per quello che è successo, ovviamente. Però c'è una città intera che vive di calcio, c'è una città intera che vive di ambizioni di fare dei risultati sportivi, e credo che questi 11 ragazzi rappresentino una città intera. Quindi questa responsabilità loro ce l'hanno, la devono avere, e io questa gliela trasmetto, perché è la stessa che ho io. Grazie. Grazie a tutti.